luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in questo angolo. Oggi qui vogliamo raccontarvi la storia di Massimo. Massimo ha voluto condividere con coloro che seguono questa trasmissione la sua storia, come Padre Pio è entrato nella sua vita e come Padre Pio in un certo senso continua a fare delle richieste alla sua vita. Cosa è successo? Massimo condivide questa storia abbastanza commovente, con una sincerità commovente nella sua email, rivelando questo profondo impatto. Questo profondo impatto che Padre Pio ha avuto nella sua vita, questo costante richiamo alla fede, nonostante tutte le sfide, le prove che la vita gli ha messo dinanzi lungo questo cammino. E lui in questa email che ci ha scritto ricorda questo viaggio che ha fatto a San Giovanni Rotondo molti anni fa, quando era immerso nella dipendenza da droghe pesanti. Nonostante non abbia avvertito una sensazione particolare durante la visita al santuario, la figura di Padre Pio, quasi percepita, ecco, lui scrive in questa mail, nella sacrestia antica, comunque ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, nella sua memoria, nel racconto di questo viaggio. Infatti, dopo quella visita, cosa succede? Sperimenta la guarigione straordinaria dalla tossicodipendenza, abbandona completamente l'eroina, il metadone, un fatto che descrive come sorprendente per lui, quasi miracoloso. Tuttavia, nel corso degli anni, Massimo comunque si allontana dalla fede, si allontana dalla Chiesa, addirittura arriva persino anche a schernire lo stesso Padre Pio, quello che lui prima aveva individuato come colui che gli aveva dato una forza per abbandonare quella cattiva strada. Però riconosce i suoi errori. Ma nonostante tutto, le preghiere, la ricerca affannosa della fede, le richieste di perdono, lui si sente ancora tormentato da delle sofferenze, dalle ingiustizie nella sua vita, si interroga come mai Padre Pio così di punto in bianco lo abbia abbandonato e se non lo ha perdonato per le sue mancanze. Oggi Massimo ha 64 anni, cerca pace, comprensione, continuando anche a lavorare per aiutare gli altri, ma sente comunque dentro di sé un vuoto nella sua vita. Anche durante, ad esempio, una visita, lui ci racconta nella mail, a Pietrelcina, non ha provato quell'emozione che portava nel cuore quando pensava spesso a Padre Pio e si rivolge così alla comunità, si rivolge a coloro che seguono anche questa nostra trasmissione proprio per delle risposte e per un conforto spirituale. Beh, Massimo, io non posso darti delle risposte, ma la via è già stata indicata, tracciata nella continua ricerca. Quanti pellegrini, quanti fedeli giungono quotidianamente qui a San Giovanni Rotondo per andare ad affidare a Padre Pio tutte le loro paure, tutte le loro ansie, tutti i loro affanni, e quanti giungono qui anche per dire solo grazie, grazie perché continui ad essere presente nella mia vita. Ecco, questa testimonianza di Massimo ci aiuta anche a capire quanto sia importante questa riflessione, perché rispecchia questo costante bisogno che abbiamo di fede, di speranza, di perdono. È la ricerca costante di Dio e dell'intercessione di Padre Pio che possa andare così a lenire le sofferenze e offrire consolazione.